Buonasera, buonasera, brava gente, eccoci qui. Avete visto dove stiamo? Qui quando si arriva ad Assisi, proprio prima dell'ingresso, vedete la basilica di fronte a noi? Ecco, c'è questa rotonda, qui ci fermiamo e c'è l'Istituto Serafico. Brava gente, qui la prima tappa di Papa Francesco quando è arrivato per la prima volta ad Assisi l'ha fatta qui proprio in questo istituto e ci disse, ci ricordò che bisognava toccare la carne e lasciare che questa carne parlasse a noi. Stasera eccoci qui, stiamo entrando, le porte si aprono e qui c'è la grande Francesca. Francesca Di Maolo, la presidente, giusto? Giusto. Come stai? Bene, sto bene e sono contenta di rivederti Eccoci insieme a qua. te e tutta la brava gente. Andiamo avanti. Questo è il saluto di Francesca, una pia e santa donna di Assisi. Francesca, questo disegno qui l'hanno fatto i ragazzi, Sì, vero? sì. Guardate che bello. La nostra immagine, sotto c'è il crocifisso che ci ha regalato Giovanni Paolo II. Quello. E questa è l'immagine realizzata dai ragazzi, è casa. E quando gli ho detto che fosse quella donna, loro mi hanno detto: non è una donna, è Gesù. E io ho detto: allora, quelle sono le mani di Gesù. E Ivan, che ha realizzato il disegno, mi ha detto, guardandomi: so, sono anche le tue. E allora abbiamo voluto mettere questo quadro qui. Bella. Chiunque entra sa che può essere quelle mani. Ogni persona che viene qui, che si collega anche virtualmente qui stasera. Esatto. Francesca, allora io ho detto alla brava gente già da ieri, oggi l'ho annunciato, se va via la linea ci ricolleghiamo, brava gente. Ho detto che qui state ospitando dei ragazzi e delle famiglie che vengono dall'Ucraina. Sono bambini con disabilità gravi che hanno fatto questo lungo viaggio. Alcuni di loro erano negli ospedali che sono stati bombardati Bombardate. e noi gli abbiamo dato il soccorso, le cure di cui necessitano. E andiamo allora, portaci da loro, Qualcuno dorme, quindi è con noi una famiglia in particolare che. Sì, io ho detto, ho annunciato una famiglia e dei bambini, vediamo. E stasera penso che la brava gente vuole anche ascoltare le storie, quello che si fa concretamente e quello che fai tu insieme al vescovo, insieme ai frati. Eccoci qua, la linea regge, quindi brava gente, ci siamo. Eccoci qua, qua c'è Stefano che sta preparando tutto. Eccoci brava gente. Affidiamoci a Maria adesso, affidiamoci a Maria. Eccoci qua, vieni, vieni, entra. Salve, buonasera, qui c'è Michele, giusto, che ci accompagna un po' col canto stasera, e poi la traduttrice per l'Ucraina, vero? Bellissima. Che però è ucraina, Sì. giusto? Da dove vieni? Da Ivano-Frankivsk. Da Ivano-Frankivsk, dove si trova in Ucraina? Ovest, 80 Ovest. chilometri da Leopoli. 80 km da Leopoli, Sì, quindi circa. dove stanno avvenendo i bombardamenti? Sì, non tanto come d'altra parte, però ancora siamo, diciamo, interi per ora. Interi. E i tuoi pensieri in questi Salvo. giorni? Insomma, sono abbastanza distratta, devo dire la verità, al lavoro, e perché il mio pensiero vola sempre in Ucraina, questo è ovvio. Il tuo pensiero vola sempre in Esatto. Ucraina, e anche il nostro stasera. Grazie. Eccoci qua, Francesca, tu ti siedi vicino a me. Se mi presenti bene bene, chi sono, È e il poi padre della famiglia, come si chiama? Eugenio. Eugenio, da Esatto. dove vengono? Loro vengono dalla città Dnipro. Dnipro, Dnipro. esatto. Bombardata anche questa città. Moltissimo. Completamente Moltissimo, bombardata. sì. Denipro, poi con te c'è questa bellissima bambina È la più che piccola della famiglia sì? e si chiama Veronica. Veronica, un abbraccio da tutti noi,
Diglielo in ucraino, un abbraccio da tutta la gente, da tutti i ragazzi che sono collegati adesso. Обнимаю вас вся сильна дочери, яка дивляться зараз на вас в прямому ефірі, і ми всі до цього долучаємося. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, un po' di italiano. E la signora? Olga. Olga, questo l'ho capito pure io, Olga. La mamma di Veronica. La mamma di Veronica. E qui chi c'è invece? Un altro ragazzo? Nazar. 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 Con la sorella? Voda. Vlada. Vlada, Vlada, Vlada. E vedo un vestitino particolare. Sì, perché sono le camicie nostre tradizionali, ricamate a mano. Sono le camicie della vostra terra, esatto. Ricamate a mano dalle vostre nonni. Bene, 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 bene. Allora ci sediamo, poi qua c'è un po' di brava gente che è venuta a trovarci, dalla Sicilia, giusto? Da Siena, Poi c'erano altri due che si sono persi, da Dore del Greco. Qui invece chi ci sta? Un altro... Sandro. Sandro, Sandro. Direttore sanitario. Che è direttore sanitario, perché stasera dobbiamo stare molto attenti. Eccoci qua. Eccoci qua, brava gente. Io spero di... Francesca, vieni vicino a me, perché io stavolta ho bisogno anche di una mamma, perché se no mi prende la commozione e inizio a piangere, che già mi sta prendendo male, però bisogna essere contenti perché sono qui e sono salvi, diglielo, diglielo. Bene, allora Francesca, se vuoi leggere un momento il Vangelo, eccoci qua, e voilà. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio Celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Eccoci qua, brava gente, eccoci qua. E immagino anche che in tante chiese, tu traduci per loro, in tante chiese dell'Ucraina si prega e si ascolta lo stesso Vangelo, E stasera a me la cosa che viene, io ho scritto qui, ma stasera non seguiremo, brava gente, la riflessione che ho preparato, perché qui con una famiglia che arriva dall'Ucraina con dei bimbi, a me viene solo da dire quei servi malvagi, i servi malvagi della guerra, i servi malvagi che vogliono la morte,
i servi malvagi che non permettono a questa famiglia di stare nella loro patria. Sono infingardi. A noi Gesù ci dice invece entra nell'amore, entra nel cuore dell'amore. Noi stasera, vedete brava gente, entriamo con questa famiglia nel cuore dell'amore, che qui si fa solidarietà, la solidarietà di tanti popoli. Pensate alla Polonia, pensate all'Italia, al nostro paese. Io so che un po' da tutte le parti si sta accogliendo, no Francesca? Certo, c'è una gara di solidarietà, ma ricordiamo a tutti che questa solidarietà deve durare nel tempo, eh? Quindi dobbiamo portare avanti, diciamo, questa fraternità, deve diventare fraternità. Fraternità. Perché la solidarietà può anche limitarsi a pochi giorni, certo. La fraternità è per sempre. Io vorrei, se potete venire qua voi due, un momentino con me, di a loro se possono venire un momento qua, i due ragazzi, eh? Venite qua, tra me e Francesca, eccoci qua, eh? Così, fatevi vedere, eccoci qua. Lei, io faccio qualche domanda, vieni qua. Ah, ecco qua, dobbiamo girare, giusto? Eccoci qua, eccoci qua. Toglietevi la mascherina. Se possono togliere, sì? Possiamo togliere. La tengo io. Eccoci qua. Di a loro cosa vorrebbero adesso loro. Quello che vi viene così, spontaneo. Due cose: che la sorellina stia bene, l'avete vista, stava davanti a noi, sta con la mamma e il papà, e che finisca la guerra, eh? E io penso che questa sia la più bella preghiera che arriva direttamente al cuore di Dio, e noi lo scuotiamo questo Dio stasera, eh? Lo scuotiamo, e davvero che la malvagità degli uomini della guerra possa terminare. E come vi stanno accogliendo qui? Отлично. Molto bene. Il vostro pensiero è di ritornare in Ucraina? Подумайте повернутися на Україну. Ви думаєте на наступне майбутнє повернутися на Україну, на майбутнє? Тільки приїхали. Ні, не поняла просто. Ви думаєте повернутися на Україну? Так. Sì. Ho capito tutto. Che ha detto? Sì. Sì, voglio tornare. Lei è molto decisa. Lei è molto decisa, eh? Abbiamo la barco? Niente. Lui no, lui c'è tutto, ma mai papà. È vero, qui allora. E conoscono San Francesco? Ne знаєте святого Francesco? Чули за нього? Sì, hanno sentito. Hanno sentito parlare di San Francesco, sì. Nella... una delle cose che più li ha colpiti in questo periodo? Sì, no, anche viaggiando. Що вас вразило на даний момент, якби сюди приїхали, може вас вразило щось таке особливе подорожі чи в Італії, чи на Україні? Що вас вразило? Все. Та не знаю, чесно. Вся ситуація, не маєш говорити. Красота. Ну так, красиво тут. Piace molto la città. Davvero, Nazar mi aveva detto prima, quando stavamo in macchina,
che qui sono tutti castelli, uh-huh. Si riferiva alla città di Assisi perché tutto fatto. Ah, sono tutti i castelli, hanno visto. Bene, allora, dai. Poi vediamo, arriveranno delle sorprese dalla brava gente, eh? Arriveranno delle sorprese dalla brava gente in questi giorni che sono qui. Brava gente, ho preso un impegno per voi, eh? Poi ve lo dico domani, ecco cosa dobbiamo fare. Grazie mille. Bene, dove andiamo a sedere? Dico che possono andarsi a sedere, no? Io davanti adesso abbiamo il papà e la mamma. Il papà, ricordatemi il nome? Eugenio. E Olga, giusto, la mamma, Olga, vero? La bambina? Veronica. E io a Eugenio vorrei chiedere un tuo pensiero, una tua riflessione, quello che ti dette il cuore, qualsiasi cosa. Ho citato tu il tuo, che ti dico ora? Proprio il di quello che ha vissuto. Alza la voce, così faccio alzare la voce alla traduttrice ucraina, I miei pensieri vogliono... Avvicinati qui. ...la mia figlia, perché tutti i miei pensieri vogliono a lei. Scopo della vita mia è la salute sua. Ecco, sentite davvero l'amore di un padre, Lo scopo della sua vita è l'amore per i figli, per la figlia, e quindi la cosa più importante è salvare loro adesso, Giusto? Sì, le cure di bambina più piccola. E la cura. E a proposito di cure, Francesca, io penso che qui siete attrezzati. Sicuramente sì, perché il nostro centro si occupa di bambini e ragazzi con gravi disabilità, quindi da subito ci siamo messi a disposizione. Per questi bimbi. Veronica si alimenta artificialmente, quindi il papà aveva la preoccupazione di non riuscire a trovare l'alimentazione, le medicine. E noi siamo in contatto con un segretario del patriarcato di Kiev, che ci sta segnalando questi casi di bimbi con gravissime disabilità, perché tu sai che per i fragili questa guerra è molto più difficile. È una doppia guerra. Chi è disabile non riesce a salvarsi nel bunker, non riesce neanche a mettersi in cammino. Noi abbiamo avuto anche notizia di una nonna con un bimbo sulla sedia a rotelle, non riesce a mettersi in viaggio, neanche saremmo disposti ad andare al confine, deve arrivare al confine. Di questi casi ce ne sono tanti, no? Uh-huh. E quindi... Quanti bambini avete accolto qui oggi? Per ora oggi? Abbiamo due famiglie con bambini gravemente disabili, ma questa mattina abbiamo aperto le porte dei nostri ambulatori a tutti i bambini dell'Ucraina che sono nelle nostre Caritas. E quanti ne sono più o meno? Se ne sono tanti. Stamattina in visita 11. Qui ne erano 11. E le mamme aspettavano questo momento perché erano tutte mamme. E adesso io ho chiesto anche un piccolo video, no? Non so Stefano se l'hai preparato, adesso lo vediamo insieme, brava gente. Stefano l'ha preparato, eccoci qui, vediamo se ci riusciamo a vederlo, sì. Questa mattina l'attesa degli ambulatori in un attimo si è dimostrata come, ecco, un momento di festa, di gioco, no? Erano lì che aspettavano e poi, sai, bello anche i nostri operatori, vedendo dalle finestre che c'erano questi bimbi che aspettavano di entrare negli ambulatori, hanno iniziato a portare giochi, hanno iniziato a portare merendine.
Quindi c'è tutta una comunità che accoglie, al di là di quella che sono poi le prestazioni sanitarie, no? Uh-huh. E questi sono e questi stanno proprio qua nel cortile di casa, qui. Sì, nel Serafico, e sono tutti accolti dalla Caritas di Foligno e di Assisi. Si trovano ospitati in un centro a Rasiglia, al quale noi abbiamo dato, ecco, questa accoglienza sanitaria, ecco, sì, che sta facendo il Serafico, grazie ai nostri medici, grazie al nostro direttore sanitario, a tutti, immagino, bambini che hanno, ecco, avuto vedete i bambini, come bambini che hanno a volte crisi epilettiche e quindi si trovano, sì. Però ti posso dire una cosa che, sì, mi hanno detto i medici subito dopo, ho detto come stanno, e dice guarda, questo gruppo stava tutto bene, ma per tutti hanno notato un grande trauma. Un grande trauma dalla guerra. Sì. Avete visto, queste sono le immagini anche dei bambini di oggi. E un'ultima cosa, poi andiamo ai saluti. Sono state scritte delle lettere, prima di chiedere qualcosa alla mamma. La mamma, no, Veronica, la bimba e Olga. Faccio vedere che mi sono arrivate oggi. Vedete, eccoci qua, brava Gena, faccio vedere delle lettere di altri bambini. Tu, se vuoi, traduci per voi bambini, eh? E hanno scritto da Asti, Rebecca: carissima Pace, finalmente mi è arrivata la tua lettera. Spero che ritornerai presto sulla terra. Per farlo potresti far sparire le armi. Al loro posto mettere bolle di sapone e bombe di acqua nel caso in cui qualcuno volesse proprio discutere. Così adulti e bambini non si faranno più male, ma rideranno un sacco. Potresti anche sostituire i grandi con i bambini. Noi sappiamo che non dobbiamo litigare, ma volerci bene. Sappiamo che siamo tutti uguali, anche se abbiamo un colore di pelle diverso e non parliamo la stessa lingua, che dobbiamo essere tutti più buoni, non solo a Natale, e che ci dobbiamo rispettare. Vola presto in Ucraina e non fa scoppiare la guerra in Polonia. Lì vive zio Fabio. Grazie, a presto, Rebecca. Non so se puoi tradurre. Ha detto, abbiamo tradotto, brava gente, questa lettera. Poi c'è un'altra: te Pace, scendi nel cuore delle persone, sei forte e speciale, so che ci riuscirai e le guerre finiranno. A presto dalla tua amica Giada. Questa lettera è stata inviata un po' dalla maestra con la classe. Dove sta? Ecco qua, vediamo se lo trovo. Antonella Casanova, che ringrazio, che ha inviato queste lettere dei bambini, brava gente. Un'ultima cosa, concludiamo con la mamma. Come sta intanto Olga? Почуваємося гірше. Ну, понятно, що лучше, чем как бы там, где сейчас у нас такое творится. Вот. Как бы, ну, чувствуется у вас здесь тепло. Хорошо. Еще я рада, что нам вас одна из них, когда касса не отрывала, так и сразу как бы вот только море, то вот так уйдемся. И с тобой туда не отрывала. Questa mamma ci ha detto che il calore dell'accoglienza è la cosa più bella nella vita.
di paesi in pace e di paesi che dovrebbero smettere la guerra. Bene, allora, io mi fermo qui, vado ai saluti, brava gente, così non stanchiamo perché abbiamo approfittato della bontà di questa famigliola, eh? Francesca, eccoci qua, com'è? Una bella emozione. Io sto male, sto male davvero. Sono arrivati di notte, quando mi è arrivata la telefonata, di corsa, hanno fatto un viaggio passando per Budapest e non si sono mai fermati perché volevano arrivare a Serapi. Quando l'abbiamo visti arrivare è stata un'emozione indescrivibile. Emozioni, queste sono cose che lasceranno il segno per molto tempo, brava gente. Sapete, se io pensavo al Vangelo di stasera, che io la dico tutta, proprio da se qualcuno mi taccerà di eresie, come si fa a perdonare questi uomini che stanno scatenando guerre? Il Signore ci invita al perdono stasera, eh? Però il Signore ci dice anche che c'è gente in fingarda che va all'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti, stridore forte di... E credo che il Signore forse non ci chiede questo, ma ci chiede anche di fare giustizia, e lasciamo a Lui poi il giudizio sulla storia e sulle persone. Vado ai saluti, stanno arrivando molti commenti che chiedono, io ogni tanto vedevo, Marianna, Ele, Giovanni, Luciana, di come poter eventualmente aiutare. Io non so se c'è Stefano, se ci puoi dire qualcosa, lo facciamo vedere. C'è sul nostro sito serafico.org. Ecco qua, andate... Pagina... Io lo voglio fare questo, brava gente, gliel'ho chiesto, non lo volevano, Francesca non voleva, nemmeno Stefano, e io ho detto no, ho bisogno di sapere, perché c'è molte persone che mi avete scritto in privato su come aiutare. Ecco qua, andate sul sito serafico.org e trovate tutto quanto, molto semplice. Se tutta brava gente che si collega al computer, eventualmente mi scrivete anche delle email su enzo@sanfrancesco.org e girerò tutto a Francesca e a Stefano. Però vedete, lì potete vedere, ci sono tutte le indicazioni, quindi vi faccio vedere, poi siete bravi a fare gli screenshot, tutto, ma lo metterò anche scritto nell'indicazione del post, poi chiederò a Stefano di aiutarmi. Bene, brava gente, glielo facciamo un applauso forte a questa famigliola, io lo sento che arriva, sento le mani dei ragazzi che stanno con le mamme e papà a casa, arriva il vostro affetto e il vostro calore, brava gente, e vorrei dire insieme a voi per loro, ecco, un Ave Maria alla Madonna, e poi andiamo ai saluti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna ci accompagni e ci sostenga. Brava gente, sono 2 anni, tu Francesco non lo sai, ma sono 2 anni, ieri, che abbiamo iniziato questo cammino. Brava gente, e la brava gente mi ha fatto notare che era primavera. Oggi è primavera e quindi io spero davvero che questi momenti possano portare primavera nel nostro cuore e soprattutto in Ucraina, una primavera senza tramonto. Vado ai saluti allora, brava gente, alcuni avvisi, vabbè, l'email ve l'ho detta, enzo@sanfrancesco.org, condividete questo momento, basta mettere condivido, perché penso che sia una bella testimonianza quella che abbiamo vissuto, che lascerà sicuramente a me, in me, e posso dire che c'ho anche il fiatone dentro. E niente, se accompagniamo questi con un canto, c'è Michele, questi auguri che facciamo, vedete, sono auguri con il sapore della sofferenza in questo momento, rendono più saporoso l'augurio, lo rendono più robusto,
meno effimero, brava gente. Bene, saluto Vito che vorrebbe gli auguri per Donatella, la moglie che domani compie gli anni, e ogni bene Donatella. Raffaele vorrebbe gli auguri e una benedizione per il marito Roberto che compie gli anni. Roberto, coraggio, forte. Leggi questi due tu. Lucia vorrebbe una preghiera per la nipotina Beatrice che ha compiuto un anno il 10 marzo. Ogni bene Beatrice, anche questo, vai. E Donata vorrebbe una preghiera per il fratello Michele che oggi compie gli anni. Ogni bene Michele, è forte. Poi c'è Petrarca Rosaria. Ah, Petrarca Rosaria ha fatto una domanda molto bella. Come si può adottare i bambini? Questo... Ma anche un'adozione a distanza, voi la fate? No, in affido. In affido, anche in affido. Noi abbiamo bambini con le loro famiglie. È importante in questo momento rivolgersi alle autorità, seguire tutte le procedure. È molto importante. Se mai un'indicazione me la dai Francesca, io la scrivo e poi te la mando. Rosaria, ha fatto una domanda molto bella. Poi c'era una lettera di Francesca dalla Scozia. Francesca, grazie, che mi ha inviato un bouquet di fiori per questo compleanno e io la ringrazio. Il bouquet di fiori che cos'è? Questa è un'idea, è la celebrazione di una messa, bellissimo. Il rosario, il vespro, una preghiera liturgica, ed è bello questa idea, capito? Ti regalano un bouquet di fiori. E un bouquet di fiori che cos'è? Che hanno applicato per te una santa messa, hanno detto un rosario e una preghiera liturgica, del vespro, una compieta, oddio. Non è bello, Francesca? No, regalare un bouquet di fiori così. Bello. Tu hai fatto di una messa, hai detto rosario, e io la trovo, e questa cosa io la rilancerò adesso a tutto spiano, la rilancerò questa del bouquet di fiori con queste tre cose dentro. Poi Silvana da Taranto, un bravo uomo che il Signore ha chiamato a sé, e preghiamo per lui, certo Silvana. Poi Katia Basile per la sorella Anna Maria, e dalla mamma Cristina, la sorella Katia e Monica. Quindi ogni bene, un augurio per la sorella Anna Maria. Quindi la mamma Cristina, la sorella Katia e Monica, un abbraccione Anna Maria. Elisabetta Giglia, Maria Elena, 6 anni oggi da Cantalice, provincia di Rieti. Tu sapevi che Cantalice, San Felice era a Rieti? Non lo sapevo nemmeno io. Ogni bene allora, Maria Elena. Manuela Spinazzola per i figli Luigi e Clara, ogni bene. Antonella per il papà Pasquale, che ho scritto una cosa qui adesso, per il papà Pasquale, avanti, ogni bene, mi pare che giovedì venga operato, coraggio. Angelo e Mario, mamma e papà di 5 figli che sono al nord, e il nipotino Leonardo, fanno 40 anni di matrimonio, forti. Poi 2 frasi belle sono arrivate. Maria Luisa Martini ha detto al marito, il marito gli ha detto in una discussione, vedi che Dio non è un computer, verissimo, l'appoggio in pieno. E invece Aurora Giardino ha detto, la chiesa non è il luogo del timbro, straordinario, forti. Diana Silvi per il nipote 16 anni, Nicole, ogni bene Nicole, giusto? Per la nipote credo che sia, non vorrei sbagliare. Poi Franca per il nipote Federico, che sta in carcere, prego per lui. Forte Franca, Federico, coraggio. Poi ci siamo. Lucia Iossa ha detto di ricordare la nipotina Beatrice, 10 anni. Ogni bene. Lucia, con tua figlia oggi vi ho sentito, un abbraccione. Saluto Daniela Pellecchia, Carmela, insomma, eccoci qua, ci siamo, abbiamo fatto. Brava gente, ci accompagni il Signore. So che c'è anche 2 ragazze, fate un saluto voi dalla Sicilia che sono venute. Tutta la brava gente. Forti? Sì. Come state? Bene. Saluto agli amici virtuali. Ma avanti, a tutti.
Eccoci qua, io per voi adesso do un bacio alla bambina, brava gente, e ci sentiamo. Questo bacio rappresenti la benedizione del Signore su di lei, su questa famiglia e su tutti noi. Eccoci qua. Date un bacio ai vostri figli stasera, brava gente. Buonanotte e buona giornata per chi si affaccia domani. Francesca, grazie. Grazie. Buonasera, brava gente.